e quindi uscimmo a rivedere le stelle con questi versi danteschi che introduciamo questa magica serata oggi a Poasco con il gruppo Astrofili di Rozzano. Per il secondo anno consecutivo abbiamo con noi Michele Bini che ci racconta perché oggi è ancora così importante soffermarsi a guardare le stelle. Perché è sempre più difficile vederle, visto che ormai dalle città l'inquinamento luminoso, lo smog non ci permette più tanto di osservarle, allora bisogna moltiplicare le occasioni per poter osservare attraverso magari i telescopi degli appassionati, poter osservare appunto le stelle, i pianeti, la Luna, Giove, Saturno, come faremo appunto stasera, soprattutto ai bambini che spesso non conoscono neanche appunto le costellazioni purtroppo, e quindi diciamo sono occasioni importanti proprio per far conoscere l'altra parte del panorama. Come dicevo prima, una serata magica dove ci sono con noi molti bambini che per la prima volta si avvicinano a un telescopio ed è bello vedere il loro stupore. Ecco, oggi ancora stupirsi a guardare le stelle, perché? Perché è affascinante, è spettacolare e molti non se lo aspettano. Infatti la sorpresa più grande è quando si accosta l'occhio all'oculare del telescopio e si osservano i crateri della Luna, e i bambini rimangono particolarmente colpiti, diciamo, dello spettacolo che si può vedere. È con noi l'assessore Natella, rappresentante dell'amministrazione comunale. Assessore, perché è importante per un'amministrazione comunale proporre delle iniziative come questa? L'importanza, è come diceva Michele Bini, è quella di far conoscere principalmente ai nostri bambini e ai nostri ragazzini quello che è la vita del nostro cielo e quindi la conoscenza dei pianeti, delle stelle. E dall'altra parte però piace molto ed è gradita anche ai più grandi. Non può essere considerata una iniziativa a sé stante, ma continueremo e cercheremo sempre di fare iniziativa che, oltre a fare aggregazione, portino anche cultura. Imparare giocando, è questo che stiamo facendo questa sera qui a Poasco con le famiglie, con i bambini, a guardare le stelle per stare insieme, per conoscere, per appassionarci, per stupirci ancora e fare di Poasco un quartiere delle famiglie.